Salve, andiamo oggi a proseguire la serie, quindi di Star Wars. Andiamo a vedere come ho realizzato l'altro pupazzetto. Con il filato verde andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, quindi in tutto saranno 12 maglie. Andiamo ora a fare una maglia e un aumento per tutto il giro, quindi in tutto saranno 18 maglie. Andiamo ora a fare altri 3 giri di 18 maglie. Andiamo ora a fare una maglia e una diminuzione, quindi in tutto saranno 12 maglie. A questo punto riempiamo con la nostra vatta sintetica e andiamo a fare 6 diminuzioni, quindi in tutto ci ritroveremo con 6 maglie. A questo punto tagliamo il filato verde e prendiamo il filato marrone scuro e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, quindi in tutto saranno 12 maglie con quest'altro filato. Andate quindi a fare altri 6 giri di 12 maglie con lo stesso filato, dopodiché chiudete. Quindi fatto questo andate a chiudere in questo modo e poi andate a nascondere il filo all'interno del vestito. Per realizzare i piedi quindi entrate nel laterale in questo punto e andate a fare 3 maglie basse, quindi una, due e 3 maglie basse. Girate il vostro lavoro e andate a fare 2 maglie, quindi andate a diminuire la prima, 1 e 2. Girate ancora e andate a fare un'unica maglia in questo modo e andate quindi a chiudere il lavoro. Andate a lasciare una maglia in mezzo e andate a fare quindi l'altro piede allo stesso modo. Entrate nella maglia successiva a quella che avete lasciato e andate a fare le tre maglie. Quindi abbiamo detto, abbiamo lasciato una maglia, entriamo nella maglia successiva e andiamo quindi a lavorare le nostre 3 maglie, così come abbiamo fatto per l'altro lato. 2 e 3. Giriamo quindi il nostro lavoro e andiamo a lavorare 2 maglie perché andiamo a diminuire la prima, 1 e 2. Giriamo nuovamente e andiamo a lavorare un'unica maglia, dopodiché andiamo a chiudere e a nascondere il nostro filato all'interno del piede, in questo modo. Per le orecchie andiamo ad avviare una catenella di 4 maglie, 1, 2, 3 e 4. Andiamo poi a fare 3 maglie all'interno, quindi andiamo a diminuire la prima e andiamo quindi a lavorare 3 maglie, 1, 2 e 3. A questo punto andiamo a girare il nostro lavoro e andiamo quindi a lavorare 2 maglie, quindi una e 2 maglie. Andiamo a diminuire quindi di nuovo la prima. Giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare una sola maglia in questo modo. Giriamo nuovamente e andiamo a fare una maglia bassissima per chiudere il nostro lavoro. Quindi entriamo e andiamo a fare la nostra maglia bassissima per chiudere. E andiamo quindi a realizzare due orecchie allo stesso modo. Per realizzare il soprabitino col cappuccio andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo quindi il nostro anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, quindi in tutto saranno 12 maglie. Andiamo ora a fare una maglia e un aumento per tutto il giro, quindi in tutto saranno 18 maglie. Andiamo ora a fare ogni 2 maglie un aumento, quindi in tutto saranno 24 maglie. Andiamo ora a fare ogni 3 maglie un aumento, quindi in tutto ci ritroveremo con 30 maglie. Andiamo a fare quindi altri 3 giri di 30 maglie. A questo punto andiamo a lavorare solo 15 maglie, quindi partiamo dall'inizio e andiamo a lavorare le nostre 15 maglie. Dopo aver lavorato le nostre 15 maglie, giriamo il nostro lavoro e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, quindi in tutto ci ritroveremo con 17 maglie. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, quindi in tutto ci ritroveremo con 19 maglie. Andiamo ora a fare altri 4 giri di 19 maglie, dopodiché staccheremo il filo. A questo punto quindi possiamo chiudere il nostro lavoro in questo modo. Per le maniche andiamo ad avviare una catenella di 8 maglie, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Chiudiamo le nostre 8 maglie ad anello in questo modo e andiamo a lavorare quindi 8 maglie basse nelle nostre 8 catenelle. Andiamo ora a fare un altro giro di 8 maglie.
Andiamo a diminuire solo la prima maglia, quindi in tutto ci ritroveremo con 7 maglie. Andiamo a diminuire solo la prima maglia, quindi saranno 6 maglie. A questo punto possiamo quindi tagliare il nostro filo in questo modo e andiamo a chiudere. Quindi per realizzare le mani andiamo a prendere il nostro filato verde e andiamo ad avviare un anello magico di 4 maglie. E andiamo a lavorare altri 4 giri, quindi di 4 maglie. Dopodiché andiamo a chiudere il nostro lavoro. Arrivati quindi a questo punto possiamo chiudere la nostra mano in questo modo. Andiamo quindi a cucire poi la mano alla base più larga di sotto, quindi prendiamo il nostro braccio, la nostra manica, andiamo ad inserire quindi l'uncinetto, prendiamo la nostra mano e la andiamo quindi ad inserire proprio alla base, quindi tiriamo fuori anche il filo che lasceremo in questo modo e andiamo quindi a cucire per bene tutta la mano alla base in questo punto. Dopo aver inserito, quindi andiamo a prendere il nostro filo chiaro, andiamo alla base di sotto e quindi andiamo a fermare tutto intorno la nostra mano. In questo modo andiamo a cucire tutto intorno fino a fermarlo. A questo punto possiamo tagliare quindi il nostro filato verde che non ci servirà più e andiamo quindi ad uscire nuovamente con il nostro filo verso l'alto e poi andremo a cucire quindi alla base della nostra casacca. Quindi andiamo a inserire la casacca sul nostro pupazzetto in questo modo. Andiamo quindi ad posizionare il braccio quindi al lato in questo modo e andiamo poi a cucire sul lato giusto in questo modo. Andiamo a cucire tutto intorno. Quindi andiamo a cucire alla base in questo modo, tutto intorno al nostro braccio, fino a fermarlo. A questo punto andate ad inserire nuovamente la casacca col cappuccio e andate quindi a prendere la misura anche per l'altro braccio e andate quindi a cucire così come abbiamo fatto per questo braccio. A questo punto, con il nostro filo che abbiamo qui lateralmente, entriamo con dei punti invisibili all'interno, in questo modo, e andiamo quindi a fare un giro per stringere intorno al collo. Quindi andiamo a fare una serie di punti in questo modo, in modo da poter poi stringere il nostro cappuccio. Quindi andiamo a tirare leggermente, non troppo, quindi il nostro filo in questo modo, in modo che venga un po' tirato, e andiamo quindi a bloccare in questo punto. E andiamo quindi a tagliare il nostro filo. A questo punto andiamo a dare la forma alle orecchie, quindi entriamo verso la base più larga e andiamo quindi a chiudere leggermente in questo modo. Chiudiamo un po' la base e andiamo quindi a cucire al lato della testa, in questo punto. Quindi andiamo a fare la stessa cosa dall'altro orecchio, lo andiamo poi a chiudere e a cucire al lato della testa, in questo punto. A questo punto andate a fermare la vostra casacca quindi sulle spalle del nostro pupazzetto, quindi entrate da una parte e dall'altra del collo in questo modo e andate a fissare bene fino a cucire quindi definitivamente solo la parte quindi del collo, solo questo punto andate a cucire in modo che si possa abbassare il vostro cappuccio oppure rialzare in questo modo. A questo punto andate a dare un po' la forma al cappuccio, quindi lo andate ad allargare leggermente e tirare un po' in questo modo. Con il filato nero andiamo a ricamare quindi gli occhi, andiamo verso il basso in questo punto e andiamo a fare quindi da una parte e dall'altra i nostri due occhi. In questo modo. Prima da un lato e poi anche dall'altro lato.
Ed eccoli qui i miei tre personaggi, spero che vi piacciono. Potete utilizzarli quindi sia come marionette se li lasciate così aperti sotto, oppure potete riempirli con la vatta sintetica e quindi chiudere. E potete utilizzarli quindi come dei pupazzetti, come più preferite. Quindi vi chiedo di condividere i video, mi raccomando, e vi do un grande bacio, un grande abbraccio. Spero che questi miei lavori vi piacciono e che siano utili. Quindi vi aspetto tutti alla prossima, mi raccomando. Ciao ciao, grazie, un bacio.